Euro Regione News. Udine, Spilimbergo e Cortenons. Espressione Est e Indescenze. Ripartono con tanti eventi e spettacoli le attività di quest'anno, come ci racconta la presidente Arianna Romano. Questo autunno-inverno l'associazione Espressione Est e la compagnia teatrale Indescenze hanno in programma diverse cose, quelle che dovevamo comunque fare e quelle che sono state rinviate. La cosa principale è il progetto divulgativo sulla comunicazione, che si chiama 321 Contatto Buone Comunicazioni. Sarà un progetto dove c'è un convegno iniziale con degli esperti che trattano della comunicazione in tantissime sfaccettature, per esempio comunicazione di genere, oppure con i bambini, oppure tra persone che hanno qualche disagio mentale, o semplicemente una buona comunicazione non violenta anche nei rapporti di tutti i giorni. Poi seguirà a questo convegno una serie di laboratori che vengono fatti da artisti che declineranno la comunicazione secondo le forme dell'arte a loro più consone. Quindi questi laboratori sono aperti a tutti e porteranno come esito dei prodotti artistici, quindi delle performance, dei cortometraggi, delle animazioni, e queste produzioni si potranno vedere al termine del progetto a dicembre in due serate aperte al pubblico. Trovate tutto il programma di questa manifestazione sia sui nostri due siti, quindi www.espressione-est.com, sia su quello dell'associazione indescenzealtervista.org. Poi abbiamo comunque le due pagine Facebook, Espressione Est, Circolo di Studi Artistici e Sociali e Compagnia Teatrale Indescenze. Per esempio lo spettacolo dei Monty Python con gli sketch televisivi di questo sestetto comico verrà replicato al Palamostre il 19 settembre. L'avevamo fatto a Udine estate e replichiamo. Poi lo spettacolo prodotto nel 2019, Il Picciul Frankenstein, continua a girare e ci sarà in due date, fine settembre e primi di ottobre, e questo è sempre il doppiaggio di Frankenstein Junior recitato in alcune scene dal gruppo teatrale in collaborazione con altre compagnie teatrali, quindi è un progetto in partenariato. Infine produrremo appositamente per questo autunno una nuova lettura scenica nel rispetto delle norme, come tutti i nostri spettacoli li abbiamo adattati appositamente, e sarà una rielaborazione della storia della leggenda del pianista sull'oceano e il film tratto dal monologo Novecento. Tutti gli spettacoli e gli eventi della nostra associazione sono gratuiti perché finanziati da alcuni enti, e per avere tutti gli aggiornamenti ci sono appunto le nostre pagine Facebook e i nostri due siti. Da Udine per Euro Regione News, Marco Mascioli. Euro Regione News.